La memoria della città nell'audiovisivo, di che cosa si tratterà sostanzialmente? Faremo una panoramica sull'importanza degli archivi audiovisivi per la conservazione del patrimonio immateriale dei territori. Io illustrerò quelle che sono le attività del mio archivio, quello MAD, Memoria Audiovisive della Daunia, che al momento ha in sé circa 15.000 ore di girato. Insomma, questo progetto ha visto una serie di appuntamenti. Come sono andati, se volessimo tirare le somme? Il progetto dell'archivio è cresciuto nel tempo fino ad avere un riconoscimento importante a livello nazionale attraverso il bando sulla transizione digitale. In questo momento siamo al lavoro per la creazione di una digital library. Questo permetterà di far visionare il materiale ovunque, diciamo, a livello internazionale, perché in questi anni sono state molte le scuole e le università che me l'hanno chiesto, però dovevano avere modo di accedere a questo patrimonio richiedendolo direttamente a noi.